Yasmin Accardo, storica militante di Lasciateci Entrare. Qual è la situazione degli hotspot e dei CPR in Italia, che sono i due nodi che possiamo definire, o perlomeno possiamo definirli, di repressione dell'immigrazione italiana? Sono assolutamente elementi di repressione e di mancanza di accesso ai diritti. In questo periodo, in particolare negli ultimi due mesi, l'hotspot di Lampedusa è stato sempre affollato. Una situazione veramente di una gravità impressionante. Tra l'altro questo ha garantito l'espulsione anche diretta di un numero cospicuo di cittadini tunisini e di trasferimenti diretti in CPR, con una permanenza di uno o due giorni per il rimpatrio. Addirittura stamattina dall'hotspot di Lampedusa ci ha chiamato una famiglia con una donna incinta e con un minore, con un decreto di respingimento. Questo è quello che sta accadendo. Non ci stanno più le navi quarantena, quindi siamo molto contenti che quantomeno questa forma di esternalizzazione becera sia stata eliminata, ma non è caduto niente rispetto al principio del rispetto dei diritti delle persone in arrivo. Continuiamo a vedere minori dentro i CPR, li abbiamo visti durante il Covid in notevole aumento. Anche in questo momento al CPR Corelli di Milano ci stavano ben due minori stranieri non accompagnati, che probabilmente dovevano avere ieri l'incontro con il consolato, non sappiamo nemmeno dove siano finiti. La situazione dei CPR è esplosiva, c'è un caldo mostruoso, c'è una condizione di trattamento inumana e degradante quotidiana. Abbiamo contatti purtroppo ai noi con diversi CPR tra Gradisca, Caltanissetta, Palazzo San Gervasio e Brindisi. L'altra notte al CPR di Caltanissetta c'è stata un'ennesima protesta per mancata assistenza medica. Le persone, come è accaduto per Gradisca, devono agire con violenza, e la violenza della rabbia sulla mancata assistenza. Hanno dovuto bruciare dei materassi per essere ascoltati. Ovviamente la polizia è arrivata, ci hanno detto che poi tutto si è calmato, ma le persone hanno poi dormito fuori, a terra, sopra il bagnato. Ed oggi ci sono state per poche ore anche all'interno della mensa della cucina, senza accesso alle loro cose, e stamattina sono tornati in questo posto dove molte cose erano bruciate, avevano anche paura dell'aria, che tipo di aria respirano, eccetera. Non c'è alcuna attenzione alle persone, è una situazione non esplosiva di più, esplosiva da molto tempo, e noi continuiamo a chiedere la chiusura definitiva di questi luoghi. Si sta incrementando il numero di persone provenienti appunto anche dall'Egitto, che non hanno ovviamente avuto accesso a alcun diritto rispetto alla protezione internazionale. Grazie. Prego.